Marco Travaglio, oggi il Presidente ucraino Zelensky ha detto al Parlamento britannico che la Nato non si è comportata come doveva quando non ha imposto la no-fly zone, la zona di non volo sopra l'Ucraina. È giusto limitarsi alle sanzioni, compreso eh, l'embargo energetico che è stato eh, deciso da Biden e Johnson oggi? Ma eh, a costo di diventare noioso, io ripeto quello che ho già detto nei, diciamo, nei giorni scorsi, e che fatica ad entrare nei sillogismi, nei ragionamenti che vanno per la maggiore. Cioè, è evidente che non c'è nessuna evidenza del fatto che intervenendo la NATO o intervenendo gli Stati Uniti o intervenendo qualunque dei paesi europei a difesa dei confini eh, dell'Ucraina, a difesa dei civili che vengono bombardati, cioè in sostanza intervenendo per una no-fly zone o intervenendo per ristabilire i confini eh, invasi, violati dell'Ucraina con armi convenzionali questo non solo non giustifica nessuna escalation nucleare che abbiamo detto l'escalation nucleare è giustificata solo dall'altrui escalation nucleare quindi non è che Putin è impazzito impazz come pazzo potrebbe usare il nucleare se tu eh, gli dai un uno schiaffone eh, con questo ragionamento lo può usare comunque secondo la razionalità se tu reagisci con armi convenzionali non c'è eh, motivo, ragione, logica, no? Ma non c'è logica nemmeno nello scatenamento della terza guerra mondiale, che la terza guerra mondiale, lo ripeto, è una questione per cui su questa vicenda. A un certo punto la NATO che fa? Non attacca la Russia, perché non si tratta di questo. Difende l'Ucraina, impedisce l'avanzata ulteriore, impedisce i bombardamenti sui civili, impedisce il massacro degli ucraini e anche la morte di tanti soldati russi ulteriormente impegnati in questa cosa. E allora a questo punto eh, la Cina, eh, non so, attacca il Giappone piuttosto che, che ne so, l'India attacca. Qualcun altro dall'Africa. No, no, questo scenario non esiste. Parlare di terza guerra mondiale non ha senso. C'è di mezzo coinvolta una potenza nucleare, la Russia, come potenza nucleare la NATO. Ma stiamo parlando di una guerra locale, di un'aggressione locale, cui non va risposto con una aggressione. Per cui i polacchi sconfinano in Russia oppure i romeni. Rum, no, si tratta soltanto nelle richieste di. Eh, legittime, gli le Zelensky di eh, eh, realizzare una Floyd, no, no flight zone o comunque di impedire quindi che lo spazio aereo venga occupato per bombardamenti sulle città, ma magari anche direi fare qualcosa di più, cioè ricacciare indietro i russi. Era una soluzione se si fosse schierata la Nato all'inizio, non ci sarebbe stata la guerra, ci risparmiavamo i morti, le tragedie, eh, eh, gli esodi di questi giorni. Forse sarebbe passato persino soltanto dichiarazione della Nato. E dopo che questo è scaduto, oggi, una, in, paradossalmente per i tanti minchioni che continuano a dire, ah, se la Nato interviene è terza guerra mondiale, è il primo coglione il nostro ministro degli esteri che l'ha ripetuto eh, ancora una volta di recente. Ebbene, la cosa più invece è efficace per bloccare la guerra la guerra perché soltanto il momento in cui tu blocchi l'avanzata poi ci si mette a trattare qui nessuno non dobbiamo fare nessuna tragedia si tratta di arrivare ad una pace ragionevole ad un compromesso ragionevole poi dopo tutto il resto gli imperi le questioni di principio le vedremo dopo intanto arrestiamo questa sanguinosa guerra e quindi la no fly zone e anche qualcosa di più servono e come Professoressa eh, Morini, eh, si è aperto proprio eh, con il presidente Zelensky che oggi ha detto che si potrebbe discutere eh, sulla parte orientale eh, dell'Ucraina, quindi la zona del Donbass e, eh, e la penisola della Crimea. Ma lei l'ha visto, immagino, oggi. Zelensky che ha parlato eh, nel tardo pomeriggio al parlamento britannico, eh, siccome. Eh, lei si occupa da tanti anni di Russia, di paesi ex comunisti, e mh, tutti dicono unanimemente che in queste poche settimane Zelensky, da ex attore comico, è diventato un grande statista. È così? Zelensky, un uomo non nasce grande, sono le circostanze in cui si viene a trovare, gli avvenimenti che lo rendono grande, se ha le potenzialità per diventarlo. Parliamo di pace. La pace oggi, gra, gra, Mario Draghi, che diciamo è in una posizione privilegiata per capire certe dinamiche, ha detto: Putin non vuole la pace, il piano di Putin sembra essere un altro. Anche Scholz e Macron hanno interpellato Putin e tutti e due si sono dichiarati molto pessimisti. In effetti, le dichiarazioni non ufficiali, non fatte al tavolo delle trattative, ma informali aprono qualche spiraglio. Ma poi. Subito dopo questi spiragli spariscano? Sembrano fatte queste proposte apposta per disorientare la controparte, farla scoprire, capire fin dove si possono spingere in questo momento gli avversari, quindi gli ucraini, facendogli fare concessioni che poi non possono più essere ritrattate, e poi dare la colpa alla controparte stessa di non voler trattare. Ma allora Putin cosa vuole? Ma eh, per certe persone, a certi livelli, il simbolo conta, conta molto. Un fermo immagine forse dichiara più di mille discorsi e parole e la location non è stata probabilmente fatta a caso. Vediamo alla sua destra, dietro, l'immagine di Caterina la Grande e alla sua sinistra lo stemma di Mosca. San Giorgio e il drago. Caterina è la zarina che è riuscita a proiettare la Russia nel Mar Nero grazie a due guerre contro i turchi. Nel 1768 avviò la conquista di quelle regioni e occupò Azov e Kerch. Nel 1783 dichiarò l'annessione della Crimea alla Russia. Prima era comunque territorio eh, virtualmente e neutrale e costruì Seb Sebastopoli. Nel 1787 occupò Sull'estuario proprio dello Dnieper. Dopodiché, nel 1790, i russi espugnarono con una carneficina Ismail alle foci del Danubio: in pratica, i confini attuali tra la Moldova e la Romania. In quegli anni fu fondata Odessa proprio da Caterina. O meglio, da uno dei suoi numerosissimi amanti. Come suoi amanti furono anche eh, molti dei generali che guidarono gli eserciti zaristi in quelle guerre. Sul lato sinistro, comunque, eh, di Putin eh, si nota uno stemma con San Giorgio e il drago. San Giorgio che domina e assoggetta il drago e solo lo stemma di Mosca. Il drago in realtà rappresenta anche un animale associato all'acqua oltre che al fuoco e il suo corpo sinuoso evoca appunto l'acqua del fiume. Quel fiume, lo Dneper che vuole raggiungere Putin o vuole raggiungere anche il Danubio come l'ha evocata Caterina e prendesi pure la Moldova. Sicuramente, come ha fatto involontariamente trapelare Lukashenko, punta anche alla Transnistria. Uno zar più o meno diceva, eh, non mi ricordo se Pietro il Grande o Ivan Il Terribile in questo momento, diceva che la grande Russia va dalla foce alle sorgenti dei suoi fiumi. Non dimentichiamo San Giorgio. L'ordine di San Giorgio. L'ordine che prende il nome da colui che assoggetta il drago venne creato nel 1769 proprio da Caterina la Grande, un anno dopo l'inizio della guerra russo-turca, ed ebbe un ruolo rilevante nelle campagne per la conquista delle sponde sul Mar Nero. Venivano cooptate solo le eccellenze e veniva deliberato che al quarto grado, quello più elevato, fossero ammessi come minimo coloro che ufficiali da ufficiali avessero prestato servizio lodevole all'estero in almeno 18 campagne militari. E la Z? Ma sicuramente la Z è un segno di riconoscimento per evitare il fuoco amico. Come le bande bianche e nere degli aerei alleati che parteciparono al D-Day, lo sbarco in Normandia appunto o Le rovesciate dei cari americani in Iraq la Z, però, non è una lettera dell'alfabeto cirillico, non esiste in quell'alfabeto, ma può essere assimilata per la sua sinuosità proprio al drago, al serpente, al fiume, a colui che deve essere riassoggettato. Ma allora, allora cosa um, vuole Putin. Eh, ecco i suoi obiettivi ovviamente la eh, sovrapposizione è un eh, fotomontaggio eh, in più Putin non è sicuramente avulso dalla conoscenza dell'astrologia e anche qui il drago c'entra il nodo lunare sud e il nodo nord del suo tema natale ecco qua il suo tema natale sono a loro volta chiamati cauda draconis e caput draconis, la coda e il capo del drago, e sono rispettivamente in congiunzione con il medio cielo e l'imio cielo. Nel medio cielo c'è la congiunzione con Plutone Natale, nel l'imio cielo il passaggio di Saturno è tra non molto quello più veloce di eh, Marte, che si congiungerà appunto a Sotturno. Opposto comunque al Medio Cielo, ma in aspetto favorevole con lo stellium tra l'undicesima e la dodicesima casa. Ma questa comunque è un'altra storia, una storia che però molti altri personaggi, anche nominati in questo post, non possono non conoscere. Ecco Massimo Giannini, eh, sanzioni, Biden e Johnson faranno questa, eh, questo embargo su eh, gas e petrolio russi, però insomma. Soprattutto l'America è energeticamente autonoma, quindi fanno poco male queste sanzioni, sia agli Stati Uniti che anche alla Russia che esporta molto poco. Ecco, ma noi, che invece dipendiamo moltissimo eh, dalla Russia sul fronte energetico, siamo, riusciremo, riusciamo a compensare? Beh, penso con molta difficoltà riusciremo a compensare, il ministro Cingolani ha parlato l'altro giorno di almeno 30 mesi per poter attivare altre forniture eh, di gas alternative a quelle dalla Russia, 30 mesi sono praticamente due anni e mezzo, possiamo dire che, lui, che il ministro è stato ottimista e che ci vorranno almeno tre o tre anni e mezzo ma sono un periodo lunghissimo in cui l'Italia dovrà sì compensare le mancanze di gas e, e probabilmente dovrà anche attivarsi per trovare fonti alternative anche per il petrolio. Come compensare all'interno è molto difficile, in quanto noi siamo privi di, di materie, sia il, carbone, il nostro carbone è praticamente esaurito, abbiamo qualche giacimento di, di, di gas e petrolio, ma... Poca roba, non possiamo assolutamente essere autonomi. Quindi per l'Italia si apre una fase veramente difficile che metterà a rischio l'intera industria italiana, l'intera manifattura italiana, già molto sofferente per tutto il tutti gli aumenti che ci sono stati in, praticamente in tutte le materie prime, adesso questa del gas e del petrolio rischia di essere il colpo di grazia alla nostra manifattura, la quale è comunque la seconda manifattura d'Europa, quindi in qualche modo rischia di inceppare proprio l'Europa come, 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 come manifattura, come, come paesi di trasformazione. E onestamente non so come se ne possa uscire, perché sento fare delle dichiarazioni di risparmiare sul riscaldamento, sulla luce, tutte cose sicuramente buone, anche da ascoltare, forse anche da, da praticare in qualche modo, ma bisogna essere pur realistici: cioè, eh, si può anche mh, bloccare la produzione di quelle che sono le industrie mh, a forte intensità energetica, ma mh, per quanto tempo? Senza poi avere dei, delle, delle, delle ripercussioni non solo economiche ma anche in ambito sociale. Quindi penso che questo apre un capitolo nuovo della nostra storia e io non riesco a vederlo se non molto turbolento. Certamente questa situazione dovrà stimolare la politica italiana e tutta la classe dirigente a trovare nuove fonti energetiche e quindi a spingersi anche in territori inesplorati o a meglio sviluppare dei rapporti fino adesso sviluppati a metà. Penso ad esempio ad alcuni paesi, non solo del, del Medio Oriente, o del, ma, ma in molti, molti paesi africani, ci sono risorse energetiche. Però eh, la domanda principale è sì, tutto si può fare, ma in che tempi? Perché costruire un oleodotto o un gasdotto eh, non è un'impresa facilissima, così come anche utilizzare il gas liquido comporta comunque grossi investimenti di infrastrutture sia nei paesi produttori che nei paesi che importatori, quindi nel nostro paese. E, ripeto, questa è una situazione davvero drammatica di cui forse non se ne percepisce ancora nel Paese la vera portata, anche perché il rischio che si corre non è solamente quello di una profonda recessione economica, ma anche sul, sull'assetto sociale, sulla, sulla stabilità e l'armonia sociale. Ci saranno più disoccupati, ci saranno... Più persone insoddisfatte e questo certamente non contribuirà alla stabilità politica e sociale del Paese. Quello che è grave e che a me preoccupa moltissimo è che la libertà e la democrazia sono sempre coincise con il benessere. E se si scompare il benessere in Italia, il rischio di avere anche delle derive più autoritarie a livello politico deve essere messo in conto. E spero di essere molto pessimista e di, che la storia mi smentisca. A proposito di Russia, abbiamo sentito che ieri ci sono state in tantissime città russe manifestazioni contro la guerra in Ucraina, ci sono state migliaia di arresti, poi per quel poco che riusciamo a sapere perché naturalmente vige una censura eh, durissima, eh, non eh, da quando è cominciata, adesso di più, ma insomma vigeva anche già prima e oggi la Russia ha inserito l'Italia nella lista nera dei paesi ostili visto che noi abbiamo aderito alle eh, sanzioni molto dure. Eh, che cosa significa concretamente per noi? Beh, penso significhi Tantissime cose, eh, per esempio, per quanto riguarda la parte iniziale, accennava appunto la censura, già presente prima, ancora più acuta oggi. E quindi, per esempio, significa forse il bisogno di guardarsi un po' più allo specchio, perché tante volte. I difetti, i problemi eh, si riescono a vedere meglio negli altri che non in se stessi. E quindi, proprio vedendo eh, quanto possono essere sbagliati e quanto male possono fare determinati comportamenti, atteggiamenti, forse questo più che a puntare il dito dovrebbe spingerci a guardarci appunto un po' più allo specchio, ognuno di noi, e a riflettere, a riflettersi. E guardare meglio se effettivamente quello che si sta criticando nel prossimo eh, è proprio esente nelle nostre vite o nei nostri comportamenti o nella società che abbiamo comunque contribuito a creare. Per quanto riguarda invece, appunto, le pesanti sanzioni, cosa vogliono dire? Ma eh, Forse da un lato non essersi resi conto di quanto e come si è cambiato il mondo e dall'altro allo stesso tempo però eh, autoinfliggersi le sanzioni di solito dovrebbero essere qualcosa che penalizza il ricevente non l'emittente l'emittente di solito guadagna dalle sanzioni se io eh, prendo una multa eh, parcheggio in divieto di sosta e vengo sanzionato di solito il vigile non, non perde nulla, né tantomeno la pubblica amministrazione. Di solito hanno un'entrata di denaro. Eh, ecco, in questo caso non mi sembra che queste sanzioni rispecchino perfettamente la definizione. Ma al di là di questo, che potrebbe essere anche il minore dei mali, perché in virtù di, di un significato più profondo, di un bene maggiore. Uh, si può e si deve anche pagare in prima persona. Io non lo vedo questo bene uh, tramite questo strumento. Sicuramente può essere una leva contrattuale, ma difficilmente affamare qualcun altro o comunque mettersi in una posizione di contrapposizione secca uh, senza se e senza ma può aiutare quello che sono poi almeno a parole quello che tutti auspicano, perché tutti auspicano le trattative, tutti auspicano la pace, e però in pochissimi si ricordano che per poter trattare e, poter, e per poter ottenere la pace e serve che lo vogliano tutte e, due, tutte e due le parti. Quindi fino a che si chiederà la pace a parole, ma poi nei fatti si continuerà a produrre tutto il contrario di quello che potrebbe portare alla pace. Beh, temo che per rispondere in pieno alla domanda che cosa significa tutto questo, beh, quantomeno essere un po' confusi. Grazie spettatrici e spettatori. Noi come sempre ci vediamo lunedì alle otto e mezzo, vi lascio ai programmi della rete e buonasera.